Come mai hai deciso di scrivere questo libro? Allora, ciao, sono Francesco, io ho lavorato al centro per tanto tempo e praticamente l'idea della, diciamo, la nascita del libro è venuta fuori perché durante la mia esperienza di lavoro io trascorrevo tanto tempo in termini di ore, tanto tempo all'interno del centro. Ovviamente quando una persona fa un lavoro lungo, faccio un esempio X, se io sto al lavoro anche 12 e 15 ore al giorno per ovviare alle emergenze che succedevano, è ovvio che io quando ero fuori dal mio lavoro, non parlavo assolutamente con nessuno e di niente del mio lavoro, proprio per estraniarmi dal lavoro stesso. Quando io poi ho smesso di lavorare, mi sono, diciamo, riaffiorate alla mente tanti ricordi, tante esperienze che io avevo vissuto. E ascoltando una canzone di De Gregori, mi è venuta in mente l'idea di mettere su carta quello che io avevo avuto come, diciamo, quello che io avevo passato a livello di esperienza. Molto, molto, diciamo che è molto semplice il motivo per cui è nato. Io non avevo, diciamo, nessuna pretesa, anche se è ovvio che per i contenuti può sembrare una denuncia, io non ho mai avuto la pretesa che fosse una denuncia, io volevo solamente far conoscere alle persone quello che può succedere a livello emotivo a un uomo comune che fa un lavoro che non è comune, non è come andare a fare l'operaio. E volevo dimostrare solamente, cioè volevo comunicare questo, come cambia l'emotività, l'anima di una persona che. Fondamentalmente il personaggio si chiama Zero, non perché sia il suo reale nome, ma perché all'interno di quel contesto egli è uno zero. Lui non ha la possibilità, per quanto voglia, non ha la possibilità in alcun modo di cambiare le cose. Di conseguenza, diciamo, l'impossibilità di far sì che il suo contributo migliorasse un certo tipo di situazioni, Preferito. non essere più partecipi a questa cosa, visto che non posso cambiarle le cose, quantomeno Una cerco di cosa non essere più che ti è rimasta dentro, allora che non riesci a dimenticare, una cosa che ti è rimasta dentro, che è successa. La prima volta che io ho visto una persona morire, io non avevo mai visto nessuno morto, per fortuna o per quello che si vuole, io non avevo mai avuto, diciamo, questa cosa. E quando è nata una bimba, che è nata praticamente pochi istanti prima che la barca, scortata dalla vedetta, entrasse nel porto. Pochi istanti prima è nata questa bambina, quasi come a rivendicare, diciamo, la sua voglia di libertà. Di Quella fu, nascere in Italia, in sì, Europa. di essere liberi. Parliamo di diverse culture, diversi Sì, modi di fare. Ognuno di perfettamente. noi può imparare una cosa da un'altra civiltà. Noi possiamo imparare delle cose, È possiamo ovvio, dare delle cose a certo. loro, e deve essere lo Sì, loro scambio. possono dare a noi, noi possiamo dare a loro, ricordandoci sempre che abbiamo due orecchie e una bocca per ascoltare il doppio di quello che parliamo, ricordandoci questo, che è importantissimo. La situazione è pessima, ma se tu hai 100 posti e ne metti 200, rimane pessima. Attualmente non so se esistano altre persone, io credo che quantomeno essendo tutti uomini è ovvio che l'animo delle persone comunque venga toccato da determinate Credo situazioni. che Sia il modo giusto per risolvere il problema, considerando che una cosa che esiste da millenni, l'immigrazione, cioè il cambiare terra, è una cosa che esiste da millenni, è sempre esistita. Basta pensare che, dico un esempio X, Gesù fu costretto ad andare in Egitto con i suoi, con Maria, perché volevano uccidere Erode, credo, non mi ricordo, voleva uccidere tutti i primigeni, tutti i figli maschi nati in quel periodo, quindi loro sono migrati, sì. giusto? Quindi possiamo parlare che esiste da millenni, cioè, se ci sono dei problemi, se si è con l'acqua alla gola, è una soluzione che uno prova.
prova sempre per migliorare, a prescindere che poi uno è buono o cattivo, e quindi uno in una terra X può fare il male, può essere cattivo, stupratore, quello che si però vuole. Il fenomeno esiste da sempre, non credo che il fenomeno si fermi così, così facilmente. Non credo che sia questo il modo giusto per risolvere il problema. Io ci ho pensato, ma soluzione non è così semplice trovarla, perché uno deve essere onesto, non è così, cioè, non si possono aprire le frontiere e far entrare tutti, come non si possono chiudere le frontiere e dire a tutti andate da un'altra parte. Cioè, diciamo che gli estremi, una regolamentazione un po' di, magari tipo che, non so, tipo una burocrazia un po' più veloce per quanto riguarda la richiesta dello status di rifugiati, una politica magari di che sia più semplice il permettere all'immigrato di regolarizzarsi sul nostro paese. Ed è ovvio che un paese che poi non è così grande in estensione di territorio e che conta una popolazione di circa 60 milioni, non può subire, non può prendersi l'onere di tutto il problema. È ovvio che ci deve essere una collaborazione con tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. La soluzione attualmente è molto complicata. Una cosa che ti è capitata è che hai dovuto chiudere gli occhi per diversi motivi. Qualche volta succede, un po' complicato da spiegare, non è complicato da spiegare, mi viene difficile dirlo, perché mi dava fastidio certe volte l'atteggiamento di alcuni, facciamo così, l'atteggiamento di alcuni un po' violenti che tra virgolette reprimevano, diciamo, certe cose in maniera un po' così, un po' sbagliata, diciamo, crogiolandosi sul fatto che hanno un determinato potere e che, diciamo, potrebbero, perché in realtà non lo sono, potrebbero anche in quel contesto essere intoccabili, diciamo. Io credo che fondamentalmente, innanzitutto, per combattere bene il problema servono mediatori culturali capaci, perché la comunicazione tra la gente che lavora e il clandestino e l'immigrato stesso è fondamentale, perché molte volte si possono creare, per così dire, equivoci che possono, diciamo, portare a situazioni un po' strane, ecco. Perché comunque non è semplice, è ovvio che non è semplice gestire certe cose, non è semplice assolutamente. Libera espressione, ti ringrazia per essere grazie a voi a darci il tuo contributo e ti salutiamo. Ciao. Ciao. Agli amici di Libera Espressione. Ciao.